Ciao a tutti ragazzi, sono Silver di X e sono qui a modificare l'auto su Gran Turismo 2 perché dobbiamo potenziarla. Allora, quanto vedo, le modifiche da corsa costano 82.000. Io col cazzo che ci arrivo con i soldi, quindi mi attacco al tram e modifichiamola normalmente. Allora, questo è motore aspirato, non è motore turbo, quindi li andiamo a vedere. Ah no, è motore turbo. Fase 3 la facciamo arrivare a... Devo ricordare quant'era il massimo della gara lì. 395 se non ricordo male. Quindi se noi andiamo... Perché cazzo sono tornato indietro? 395... Ah! Ok. 443, faccio cazzo. Qua vediamo. 345, 394. Quindi mi servirebbe un'altra auto che sia 345 cavalli. Non vi preoccupate, sto facendo elaborazioni mentali, non solo al motore, ma anche alla mente. Quindi kit turbina. Kit turbina. Fase 2, 333, 377. Aspetta, aspetta. No. Fase 4. Non si arriva, cioè. No, fase 2. Perché poi la modificheremo anche per la fase 3, comprando il kit, quello che spacca i culi. Per adesso lasciamo così. Per adesso c'è anche la trasmissione, dobbiamo modificare un po'. Cambio, frizione, triplo disco. Ah no, sta già montato un bel po' di cose. Professionale. L'SD a 1.5 lire limita. È una via, dai, prendiamo una via. Voi non potreste mai capire cosa sto facendo. Volano, il volano l'ho già messo. Costava. Albero della trasmissione. Questo me lo prendo in carbonio. Sto spendendo un bel po' di soldi, ma ne varrà la pena. Poi sospensioni anche. Sospensioni semi-racing. 10 livelli di regolazione non è che mi interessa. Io non vado a regolare, però è giusto così. Regolazione di ammortizzatore, no. Questo è quello personalizzato, non mi interessa. Altri. Facciamo fase 3. No, bisogna prima della fase 2. E poi non posso. E poi dovrei. No. No, avrei bisogno prima della fase 1. Ok. Poi avrei bisogno della fase 2. Ok. Sì, questo qua in pratica mi alleggerisce il carico della vettura. Non ce la faccio con i soldi. Allora andiamo a fare la gara. Cioè, ho speso un po' 5 minuti proprio. Pochissimi. A modificare così. 345. Ok. Poi con modifiche estreme arriveremo anche a 394. E poi la macchina andrà a puttane perché non ce la farà più. Quindi limitiamoci con questo. 50. FPS. Allora, non ho cominciato. Vedo delle macchine da corsa. Vedo che la macchina es esplode dalla voglia di gareggiare. Vediamo quanto parte. Che partenza. Un Jaguar. Allora, qua le auto spaccano i coglioni. Perciò noi dobbiamo solo cercare di non sbandare. Meno male che ho messo le sospensioni quelle rigide là. Perché proprio sono forti. Allora, ragazzi, non ho cominciato con le patenti per la frenesia di modificare l'auto. Perché ora vado a modificare l'auto. E l'auto, modificare l'auto, l'auto, modificare. E quindi. Quindi gira, cazzo! Madonna! E quindi vado a modificare l'auto. E l'auto vado a modificare, modificare l'auto. E poi farò le patenti. Perché l'internazionale A mi servirà solo per fare le patente, la prova finale. Poi. Ci sarà anche un'altra patente, ma non ci interessa. Semmai lo facciamo come spin-off della serie, così, giusto per romperci i coglioni. Non ci serve un cazzo, sinceramente. Sarà la patente di classe S, che non ci serve né merito, cazzo. Serve solo per registrare tempi, per far vedere quanto spacchi. Ah, no, 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 serve una cosa. Serve a sbloccare tipo di gare personalizzate, una cosa del genere. Quindi, se vuoi fare una gara singola, personalizzata. Oh, wow. Vabbè, non mi ricordo mo cosa. Non serve a niente in pratica. Serve. Semmai sul disco 1 serve per sbloccare altre piste. Così, ma io il disco 1 non ci giochiamo noi. Perché noi stiamo facendo il disco 2, ossia quello della carriera. Allora, qua mi smontano i coglioni questi qua. E siamo ancora a 333. Quando modificherò la macchina, la potenzerò al massimo. Credo che non ce la farò. E quindi dovrò comprare un'altra. Perché avete visto tutti i sistemi che ho fatto? Ah! Tutte le operazioni. No, cazzo, non devo perdere così alla fine. Tutte le operazioni che ho fatto all'inizio, cioè nel scorso video,
Devono andare tutta puttana perché ho notato che la macchina non ce la fa ad arrivare a 500 HP oppure a 400. Quindi ti limiterò a 387, oppure l'ultimo che abbiamo visto prima. E poi mi sa che dovrò vincere un'auto e potenziarla pure quella. Perciò i video si prolungheranno fino all'episodio 20 e qualcosa. Pensavo di finire a 18 invece. E invece no. Oh, ma quella. Forse mi devo comprare quella macchina che c'è dietro. Perché quella quando la putenzo diventa una potenza. La TVR, così si chiama TVR, TVR, TVR in inglese. No, sbaglio sempre. Coglione. Oh, wow. Non sto badando alla starata, sto badando a questi che mi vogliono superare. Mamma mia, pure quella macchina che c'è dietro di me, quella verde. Quella è molto bella, costa un bel po', un bel gruzzoletto, però si potrebbe fare un pensierino così. Un pensierino ci vorrebbe su di quella, però non lo so, guardate. Allora, frena! No! Non puoi fare questo! Accelera, ca... Porca Iva! Accelera, cazzo! Miseria! Ladra! Gira! Perché quando devi girare non gira? Allora, questa curva, se vado a sbagliare... Ma vendo l'auto! Cioè, no, 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 aspetta. Ora facciamo come facevo quando ero piccolo. Ok. Guardate, abbiamo tagliato la strada, ragazzi. Abbiamo tagliato la strada, abbiamo vinto. Grande, 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 grande. Così si vince questo gioco. Tagliando la strada. Su questa gara è sempre stata bella perché si può tagliare la strada. Questa gara è stato sempre bello per questo. Sì, va bene, dai, andiamo avanti. Bonus. E io dovrei alleggerire ancora di più la massa della macchina, quindi se la voglio fare da corsa. Però non ce la farò. Non ce la farò. Ok, ho fatto questa gara a culo. Facciamo quella tedesca. La tedesca, la tedesca. C'è un amico mio che ama i tedeschi. No, questa no, non si può fare. Campionati nazionali USA 394. Ma sì, dai. Potenziamo ancora di più l'auto. Non possiamo, è vero, mancano 40.000 crediti. Quindi facciamo giapponesi. Questo lo posso fare, questo lo posso fare. Ci servirebbero i crediti. Ci servirebbero, mi servirebbero. Sì, perché mi, no ci, mi. Io sto giocando, non voi. Voi non state facendo niente. Mi fa male la pancia. Che cazzo di ore sono? Vediamo. Allora, vedo auto che come al solito, vedo auto che spaccano i culi, solite stronzate. Partenza di me. Si è alleggerito lo sprite. Che cazzo è? La texture modeling 3D di una macchina. Cioè, vedi, io li supero come niente, poi loro mi superano come niente. E vabbè, vai, ste curve si possono pure evitare certe volte, dai. Cioè, vi ricordate quando era piccolina quest'auto all'inizio, i primi video? Mi mettevo a piangere. Quando è entrata in scena nella terza o quarta puntata, che cazzo si ricorda? Siamo arrivati a 13 puntate, 12. E siamo ancora con quest'auto. Era piccolina. E perdevamo ogni gara. Invece adesso le stiamo vincendo tutte, non so che. Come cazzo le sto vincendo tutte? Daihatsu, sono cambiati di sponsor. Ora c'è lo sponsor da Daihatsu da sopra. Suzuki. Si vede che mi dicono che è un campionato giapponese, guarda. Midfield, come cazzo si chiama sta. Allora, questa curva non deve spaccare il cazzo. Non deve rompere i coglioni. Advanaa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 a
Andiamo qua, gira, trottola, gira, gira pure di qua. Un ponticello in bassa texture, in bassi mo modelli 3D bassissimi su quel ponticello. Vedo la macchina, vedo quelli là che mi vogliono superare. No, 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 sto vincendo. Sto vincendo, ragazzi, sto vincendo. Il miglior giro è stato fatto a 1,26 minuti. Ah, cazzo, cazzo. Sentite tutti i tasti perché ho sbagliato. Ho sbagliato tasto, no? Mi superano, cioè, proprio, cioè, dai, non si può sbagliare un po' e su farsi superare così come un coglione. Oi, mi incastro, oi, 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 dove ti butti, stronzo? Perché io ti spingo non succede niente, non succede niente. Ecco, se n'è andato contro il muro, no? Allora, il miglior giro 1:26, 1 minuto e 26 secondi, 221,7 km orari. Mamma mia, che velocità. Altro che auto da Formula 1. Yeah.
Gira, gira, trottola, gira, vai. Vediamo che sto a 0,49, 50 secondi. Allora, se sbaglio adesso, dovrò perdere un'altra puntata ancora in più. È cosa che a me dà altamente sui coglioni, fastidio perdere puntate così. Vai, vai, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E quelli che escono fuori proprio, guarda. Adesso lasciamo acceleratore, tagliamo la strada, facciamo tagli curva così, giusto per far vedere che io so tagliare. Tagliare da 10. E siamo per vincere la gara. Questa qual è, la seconda o la prima gara? Seconda? Terza? Quarta? Quinta? No, la prima gara è stata quella di prima. Quindi questa è la seconda. Ok, no, mi serviva sapere così. Legacy Sedan GT. Dai, non mi interessa, che schifo di macchina. Puzza quella macchina. Primo posto. 7000 crediti. Ora potrei anche comprarmi la leggerazione della massa della macchina, però non lo faccio perché mi devo potenziare. Se no, allora qua ho completato tutto, che è rimasto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quella francese. Allora, quelle francese possiamo fare tranquillamente. Prendiamo una macchina 197 era, no? 190, sì, ha voglia, questa spacca proprio questa. Quindi quella inglese l'abbiamo. Calcolate che l'ho fatta, se non faccio errore. Ah no, questa è 246. Azz. Allora 196, no, 246. Azz. Allora questa qua, 100. E vabbè, dai, 216. Facciamo questa qua, 150, 155, 170, 115, 114, cazzo. Cioè, questa è più veloce della versione blu. Allora, 214, 236, 246, così, no? 246, dai, vado a modificare così veloce, dai. Honda, la Hola. Non c'entra un cazzo. Marmitta. Sì, vai. 204, ah no, è già potenziata questa. Quindi, cosa manca? Motore, computer, l'ho installato, cioè no. 220, 246 è il massimo che posso arrivare con la macchina. Quindi, elaborazione motore aspirati, 246. Oh, arriva preciso su 246, ragazzi. Arriva preciso su 246. Quindi se noi andiamo a gara, possiamo farla, no? È preciso su 246, cioè è il top. Ora per forza devo vincere. 246 è il limite che posso fare con l'auto, con la gara. Io ho una macchina 246 precisa, cioè non posso perdere. Se facevo 247 perdivo. 246 cavalli è il massimo e io sono arrivato, ce l'ho fatta. Vedo una Peugeot 206, una Citroen Xara, no, Saxo, che cazzo è? Cioè non posso perdere, dai, non posso dire che gli altri sono tutti 256, 46, quando cazzo è. Cioè questa auto è enorme, è più veloce di tutte quante. Carro funebri. I carro funebri. Diciassette, diciotto. Ho una gran sete, una gran fame. Gira come una trottola. Checkpoint. Cioè dai, non posso perdere. Dai, dai. Sarebbe proprio una cosa scontatissima. No, no, non so perché ho detto scontatissima, che non ha proprio senso con la frase. Pausa momentanea, perché errore di sistema. Oddio, non capisco un cazzo. Settore 2, è ancora primo giro, che palle. Devo fare pure le patenti. Vabbè, le patenti non è che siano grandi difficoltà. Vabbè, l'internazionale A è molto difficile. Quanto mi dicono, sia molto difficile. Allora, checkpoint. Total, ancora le sponsor Total sono rimaste dall'ultima gara. No, dove cazzo vai? Non fare così. E vola via. Io sono proprio un nabbo su questi giochi. I giochi di corse sono un nabbo io. Sì, me lo dicono. Lo sono veramente. Cioè, io sto vincendo a culo anche perché ci gioco da una vita su gioco. Ma se voi mi date un altro gioco di corse, io perderò sicuramente. Perdo tutto. Un altro gioco di corse lo farò più avanti, che non ho mai fatto. Cioè, lo facevo quando ero piccolino, però che cazzo si ricorda? Non mi ricordo nemmeno come era il menu, come sono le gare, non ricordo niente.
Lo sto solo scaricando. No, non lo sto scaricando. Cancellate quel che ho detto. Non lo sto scaricando. Ce l'ho già nel disco. Diciamo che ce l'ho già nel disco, dai. Sto guardando sempre indietro perché ho paura che siano questi stronzi di merda. Oh, ai ai ai. Ok, vai. Si ricomincia bene. C'è stato un momento di mosceria così, anche perché mi stava facendo male il naso. Questo è Tahiti, ora ho capito. Grazie al cazzo, la gara si chiama Tahiti. Non deve essere Tahiti. Gira. Mamma mia, che sgomate, cazzo! Ho lasciato l'acceleratore, ecco cosa succede. Cioè, non lo so, cioè io ho una macchina potenta. Potenta, c'ho una macchina potenza. Potenza, potenza. Basilicata. C'ho una macchina che è una potenza. E io devo perdere così. Gira, gira, gira senza frenare. Bravo. E le abbiamo squasciati il culo, cioè. Cioè, l'abbiamo squasciati il culo, dai. L'abbiamo sfondato. Ecco, bravissimo, bravo. Andiamo a fare patenti. Come gira? Mo' va a sbattere, coglione. Allora, Renault Megane, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Giro 2, bonus. Che bravo, salva, no, non salviamo, noi andiamo avanti. Spero che non crashi ora tutto. Non deve crashare niente, perché non ho salvato. Allora, questa è la terza gara, possiamo anche fare le altre con la Mugen Accord, perciò la lasciamo, la faremo nel prossimo episodio. Ora facciamo internazionale A, incominciamo la curve circolari 3. Curve circolari 3, sicuramente una macchina putenda. Vai per GTS, te pariva. Allora, io non capisco un cazzo adesso. Io non capisco un cazzo. Oddio, come sono partito brutto. Come sono partito brutto. No, ma perché gira così? Perché? Guardalo, un carrello. Ma non si può, perché? Perché gira così? È vero, io butto il freno, però è la Madonna. È proprio esagerato, guarda. Come vuoi che io debba fare la curva qui? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Esci. Però che cazzo è? Cioè, è proprio impossibile. Ti verrà Griffith. Griffith. Mamma mia, quest'auto è un'altra potenza. Allora, questa patente non la so fare perché ora sbaglierò. Quando ero piccolo sbagliavo sempre. Allora, qua si lascia. Sì, ok, speriamo che riuscirà a fare. Allora, qua c'è una curva cieca, perciò non si vede. E infatti, lo sapevo, non sono cambiato di una virgola. Pensavo di essere migliorato in tutto questo tempo, invece no, non sono cambiato. Partenza, partenza. Lotus al volante. Sto leggendo gli sponsor così in alto. Sai, vai. Vai, salalala. Ok, bravo. Ora non mi ricordo. Ah, ora è sempre dritto. E perdevo per mancanza di tempo anche. 22, 23, 24, 25, 25. Vai. Bravo, bravo, ce l'ho fatta. Bravo. Allora, vai. Non so se sentono l'applausi che faccio con le cosce. NSX Type S0. Questa è difficile. Questa è difficile. Allora, questa sarebbe la gara Apricorn Hill, una cosa del genere. È una gara molto bella che non abbiamo mai fatto, però la faremo sicuramente perché sta nel campionato finale, quanto ho visto. Quindi la faremo. È un po' difficile come gara, proprio per queste curve cieche di merda. No, non proprio cieche, però sono curve di merda e basta. Una volta ci feci 60 giri a questa gara, ma ricordo ancora. Vinsi, vinsi, cosa vinsi? Ah, una Renault Clio. Cioè io feci 60 giri, mi spaccai il culo a questa gara e vinsi una Renault Clio. Vabbè, era modificata, ma sì, dai, modificata un cazzo, era modificata. La più veloce è questa macchina che sto guidando io, che è la Renault Clio. Porca Madonna, ma perché bestemmio così? Io non sono, io sono, ve lo dico adesso, io sono cristiano cattolico fedele, molto fedele. Però ogni tanto mi scappano queste cose così, perché io... No, non l'ho toccata la terra. Madonna. Ogni tanto mi scappa la parolina così, anche se mi infastidisce anche a me.
Allora, non fare cazzate, non devi fare cazzate. Sta macchina. Oh, c'è una mosca che mi passa davanti, non vedo niente, ho chiuso un occhio, ho chiuso un occhio, ho chiuso un occhio, si è piazzata nell'occhio. Aspetta che mi devo tirare un pugno sull'occhio. Aspettate. Ok, fatto. Mi sono un po' arrossato l'occhio, ma fa niente. Si è posata sull'occhio, ragazzi. No, i capelli si muovono, i capelli, mi fanno venire il nervosismo, i capelli che si muovono. Non uscire! Bravo! Bravo! No, non me l'aspettavo da te prendere l'argento. Bravissimo! Grande come sempre. Ma che cazzo come sempre? Magari morivi. Allora, per questo video è tutto. Ricordatevi di aggiungerlo ai video preferiti, consigliati, condividerlo ovunque. E iscrivervi al canale. Ciao a tutti ragazzi. Ciao 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 ciao.